salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi voglio mostrarvi una cosa davvero carina, un piccolo ritorno sul canale. Ho portato le landing card di Dragon Ball Super. Ero molto curioso, perché voi come sapete sono molto legato a Dragon Ball, è uno dei miei brand preferiti, e le landing card mi piacciono da morire perché mi ricordano quando ero piccolo, quel periodo delle medie, forse pure qualcosa prima. Per un periodo sono sparite, non si sono più viste, ma per anni. Invece da 2 anni a questa parte, ogni tot di mesi, tornano. Abbiamo visto quelle di Dragon Ball Z, abbiamo visto quelle di Dragon Ball Super, Torneo del Potere, e adesso tornano con la Saga Collection. Cosa sarà questa Saga Collection? Non lo so, sono un po' curioso e un po' contrariato, perché sono dell'idea che per quanto poi tu gli possa cambiare nome, Saga Collection, ok, magari fai vedere tutte le scene più belle, più iconiche di Dragon Ball Super fino adesso, però già l'avete fatto, quindi lo so, andiamo ad aprire, vediamo un attimo di che si tratta. Non so se sono intenzionato a fare l'album, ve lo dico in tutta sincerità, perché ho finito da poco quello di Dragon Ball Z, che era uscito praticamente nel periodo della quarantena, erano i primissimi di marzo, anche per recuperarlo è stato un casino. Credo di non averle neanche portate sul canale, perché quel periodo mi era difficile registrare in quarantena, perché non avevo strumenti per registrare in quarantena, e quindi non le ho portate sul canale, però l'album l'ho finito. Questa Saga Collection, sì, figo, perché tutto ciò che è Dragon Ball a me piace, ragazzi, però non lo so proprio. Vediamo, apriamo e vediamo. Oggi abbiamo 3 bei baffettozzi, ragazzi. Poi se vediamo che la cosa ci piace, proseguiamo, se no ci fermiamo qui. Io sono un po' malfidato, eh. Io penso che possa essere una sorta di paraculata, visto che magari quelle dedicate a Dragon Ball Z, proprio perché uscite in quarantena, hanno venduto di meno. Quindi per rifarsi hanno fatto uscire questa nuova serie, Dragon Ball Super Saga Collection, che magari racchiude tutti i personaggi, le scene più iconiche, per farsi tra virgolette perdonare. Perché ragazzi, le Lamica adesso stanno diventando una costante. Sono sparite per anni, prima erano della Edibus, adesso la Edibus credo che non esista più, infatti sono della Dynamix, che ne avrà presi i diritti sicuramente. Però ok, ci sta, che è figo che ogni tot troviamo in edicola questi prodotti, però devono essere tutti diversi, cioè non ha senso che ogni 3 mesi mi esce qualcosa che magari è uguale a quello dei mesi prima, quindi non lo so. Allora, questo è il primo pacchettozzo. Allora, la prima carta è questo bellissimo C17. Ok, poi abbiamo queste carte scontro. Jiren contro Golden Freezer, che non sbrilluccica. Hit ragazzi è uno dei miei personaggi preferiti di Dragon Ball, e credo che sia il meglio riuscito di Dragon Ball Super. Tanta roba. Abbiamo Goten, bruttino, pure bello sfocato, mamma mia. E Jiren, cioè questa carta è così trasparente che si vede attraverso, ma che cavolo, cioè Jiren messo maluccio, mamma mia. Cominciamo male, penso che l'unica fatta bene sia il C17, perché poi quest'altra sono praticamente copiate e incollate dal cartone, cioè guardate questo Jiren quanto fa cagare, cioè ragazzi è qualcosa di indecente, brutte, per adesso brutte, quindi si conferma la mia tesi. Allora, secondo pacchettozzo, Veget, lo voglio far vedere bene. Allora, iniziamo bene questo secondo pacchettozzo, abbiamo qui Veget, carino, Caulifla, Goku contro Caulifla Super Saiyan, poi abbiamo Mai del futuro, sono praticamente prese e incollate dalle animazioni del cartone, dai disegni del cartone. E di nuovo Jiren. Non mi stanno entusiasmando per niente. Qui non abbiamo trovato neanche la brillante.
brillante l'ho chiamata. In questo terzo pacchettozzo abbiamo trovato Vegeta Super Saiyan. Poi Hisop, non so se ho pronunciato correttamente il nome. Rebrienne. Poi Krillin, in questa versione poliziotto, policeman, e Vegeta con la tuta classica di Dragon Ball Super. Non so che dire, ragazzi, non è un prodotto che mi ha entusiasmato, perché tolto le carte, chiamiamole rare, quelle brillanti, che sono queste due, che sono veramente carine, il resto, tolto che sono, secondo me, sono proprio... hanno risparmiato sui materiali, perché veramente riusciamo a vedere attraverso le carte, questa è una cosa che non ricordo. Però non mi hanno entusiasmato proprio, forse si salvano queste, quelle trasparenti, che sono un po' più fighe, ma il resto sono tutte prese, copiate, incollate. Non lo so, non so che dire, ragazzi, sono un po' deluso. Però facciamo così, compro altri tre pacchettossi, li portiamo sul canale, che li guardiamo insieme, li unboxiamo. Per quello che ho visto adesso potrei anche non comprarli più, però siccome è Dragon Ball, un'altra chance gliela voglio dare. Quindi compro altri tre pacchetti, li portiamo sul canale e vediamo se siamo stati sfortunati con i pacchetti o è proprio una costante. Quindi sono fatto un po' più malino e quindi è stato un esperimento e lì rimane. Bene ragazzi, per oggi il video finisce qui, come sempre vi ricordo di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e non perdervi nessuno dei miei video. Bene ragazzuoli, per oggi è davvero tutto, io vi abbraccio e ci vediamo in un prossimo video.